Buongiorno a tutti, sono la vicepresidente della Commissione Giustizia, vi porto i saluti anche da parte del presidente Ostellari. Iniziamo oggi questa seduta per le audizioni in merito al disegno di legge numero 2086, istigazione all'autolesionismo. Sentiremo quattro soggetti, è usuale per noi sentire prima gli auditi e poi consentire ai commissari di fare eventualmente delle domande. Insomma, possiamo fare un intervento di massimo 10 minuti ciascuno. E poi appunto la possibilità di rispondere a eventuali domande. Inizierei con la dottoressa Nunzia Ciardi, direttore del servizio Polizia Postale delle Comunicazioni. Buongiorno dottoressa, mi sente? Sì, la sento benissimo, buongiorno. Prego dottoressa, 10 minuti, grazie. Allora, cercherò di essere più sintetica possibile, anche se la materia è abbastanza vasta. Noi come Polizia Postale delle Comunicazioni, quindi la specialità della Polizia di Stato che fa contrasto al cybercrime, ci occupiamo di macro aree di riferimento piuttosto vaste. Le vedete elencate, gli attacchi alle infrastrutture critiche, il cyberterrorismo, tutto il crimine finanziario online, i social network e quello che riguarda oggi tutta l'area di pedopornografia online e tutti i reati di aggressione online in danno dei minori. I fenomeni in danno dei minori, oltre la pedopornografia, sono fenomeni in continuo convulso sviluppo. Vediamo che aumentano e si modificano e si rinnovano nel tempo. Attualmente quelli che maggiormente ci preoccupano e ci tengono impegnati sono, vedete, l'adescamento online, il cyberbullismo, le estorsioni sessuali, torniamo indietro per cortesia, le estorsioni sessuali, il revenge porn, gli stupri virtuali, l'istigazione a pratiche di autolesionismo, che è poi, come dire, un prodromo, se vogliamo, dell'istigazione a fenomeni più gravi come il suicidio, i gruppi dell'orrore, il fenomeno degli stickers e potrei continuare. Un piccolo focus su quello che ha significato la pandemia da Covid-19 per i nostri reati, che sono tutti letteralmente esplosi, compresi, ahimè, quelli drammatici concernenti i minori. Vediamo che nel 2020 abbiamo i casi trattati da noi di pedopornografia sono aumentati del 132% rispetto all'anno precedente. Le persone indagate sono aumentate di oltre il 90%, i casi di vittimizzazione del più 77%. Ma c'è un dato che ci preoccupa ancora di più ed è l'abbassamento della fascia d'età delle vittime di reato. Vediamo che l'adescamento online nella fascia d'età 0-9 anni, quindi una fascia d'età estremamente precoce, non parliamo di ragazzi, non parliamo di adolescenti, parliamo di bambini, fascia di età 0-9 anni, abbiamo una progressione piuttosto preoccupante dei casi di denuncia. Segnalo immediatamente che i casi di denuncia non esauriscono il fenomeno, anzi sono la punta dell'iceberg, perché in genere le denunce in questi casi sono la parte minore degli episodi che si verificano, perché c'è una grande riluttanza da parte dei bambini stessi a riferire i casi di cui sono vittime e poi anche in famiglia si tende in alcuni casi a minimizzare. Vediamo che nel 2018 per la prima volta abbiamo ricevuto denunce di adescamento di bambini così piccoli e abbiamo ricevuto 14 denunce nel 2019, 26, nel 2020, 41, solo nel primo quadrimestre di quest'anno 52 casi. Quindi una progressione evidente in una fascia d'età che non ha bisogno di, come dire, di particolari commenti per essere definita assolutamente preoccupante. Non solo. Le estorsioni sessuali, che sono quel fenomeno che segue lo scambio di immagini sessualmente esplicite,
per essere ancora più chiari, trasmissione di immagini di nudo o di atti sessuali, vediamo che nella fascia d'età 0-13 anni, nell'anno della pandemia, abbiamo avuto 14 casi, di cui 4 casi nella fascia di età 0-9 anni. Questi sono casi di bambini, perché da 0 a 13 anni, anche qui parliamo di minori piccolissimi, che sono stati da soli davanti a un dispositivo il tempo necessario a scambiare immagini sessualmente esplicite e poi essere ricattati per queste immagini. In genere l'estorsione, il ricatto, consiste nell'invio di altre immagini sessualmente esplicite a cui i minori sono costretti. Andiamo avanti, ci sarebbe ancora da dire, perché purtroppo il fenomeno è molto vasto, c'è anche un aumento di minori, un aumento rilevante di minori che commettono reati online, molto giovani, per reati pesanti, ma ripeto, avendo solo 10 minuti vado subito nella parte più significativa della relazione, e vediamo autolesionismo e suicidio in rete, che si connettono, fenomeno che si connette direttamente alle problematiche adolescenziali e preadolescenziali, con le caratteristiche proprie di quell'età di difficoltà di interazione sociale, difficoltà di accettare il proprio corpo, conflittualità con figure di riferimento, che siano figure genitoriali o figure in qualche modo esprimenti un'autorità. E la rete in tutto questo diventa un mezzo, in questo momento storico, il mezzo fondamentale di condivisione dei propri disagi. L'adolescenza è evidente che è un momento di difficoltà nelle relazioni. Non è infrequente che le fasi di conflittualità con le figure genitoriali vengano in questo periodo esacerbate e arrivino a momenti di contrapposizione forte, di ribellione, che portano i ragazzi quindi a vivere in solitudine determinati disagi. E quindi il gruppo dei pari, il gruppo della stessa età, diventa un momento di rifugio, un supporto per affrontare queste difficoltà che si affrontano. E la rete è il momento di contatto con questa comunità di pari, e questi ragazzi affidano alla rete, a spazi web dedicati, le confessioni più intime e profonde. Una delle manifestazioni più evidenti degli stati di disagio adolescenziale è proprio costituito dalle pratiche di autolesionismo. Quindi, per essere più espliciti, una reazione di autodanneggiamento intenzionale, che include vari condotti, le condotte di autodanno, quindi di procurarsi un danno non solo fisico, ma anche un danno psicologico, con una sessualità, per esempio un gioco d'azzardo esagerato, una sessualità promiscua, l'abuso di sostanze psicoattive, le condotte di autoavvelenamento, ingestione di sostanze tossiche, overdose di droghe, e le condotte vere e proprie di autolesività fisica, che sono quelle più frequenti e che spesso vengono nascoste, quindi sfuggono all'attenzione degli adulti di riferimento, siano essi genitori o insegnanti. Che cosa significa per un ragazzo l'autolesionismo? Dai nostri, come dire, dallo studio dei casi che noi vediamo, oltre che da una letteratura vasta sul tema, i ragazzi decidono di ferirsi per, in qualche modo, per lenire la propria disperazione, per autoinfliggersi una punizione, o anche per mostrare agli altri che si sta male, manifestare il loro disagio. Quindi tutto questo unito alla potenzialità della rete significa esplorare, significa connettere questo disagio ad un mondo che ci garantisce una esposizione molto molto accentuata. Quindi social network che permettono di manifestare agli altri il proprio disagio, soprattutto di cercare un confronto,
con chi come noi sta vivendo le stesse problematiche, pensa un ragazzo, uscire dall'isolamento sociale che si sta vivendo attraverso la rete. Insomma, la rete permette a questi ragazzi, offre loro la possibilità di non sentirsi soli con la loro sofferenza e quindi offre un campo di socializzazione alternativa per superare momenti di isolamento e di disagio sociale che la pandemia, ahimè, non può che aver aumentato. Dai casi che abbiamo trattato, come dalle evidenze scientifiche, emerge inoltre una relazione tra vittimizzazione e autolesionismo. A dire che spesso il ragazzo, il bambino, l'adolescente che ha vissuto una vittimizzazione forte, per esempio molte vittime di bullismo e cyberbullismo, in questi casi c'è una forte relazione con l'autolesionismo. Tutto questo perché c'è un vissuto di colpa alla base, ci si sente colpevoli quando si è oggetto e soggetti di bullismo e cyberbullismo, un senso di inadeguatezza che ci fa sentire colpevoli e quindi c'è l'autolesionismo che è il tentativo di ridurre il disagio psichico attraverso le ferite. Tra l'altro, nei casi che abbiamo osservato, soprattutto di cyberbullismo, le prepotenze spesso arrivano ad includere nel linguaggio violento della rete, nel linguaggio violento del cyberbullismo, quindi il linguaggio diretto alle vittime, il linguaggio aggressivo, include indicazioni, suggerimenti e incitazioni, per esempio, a togliersi di mezzo, ad uccidersi, a farla finita. Se tu morissi il mondo sarebbe migliore, levati di mezzo, perché non ti uccidi, non sei utile, non servi a nessuno. Questo è il frasario che troviamo spesso quando trattiamo casi di cyberbullismo e quindi tutto questo crea nella vittima un vissuto estremamente doloroso e complesso. Un'altra fonte di istigazioni a compiere questo tipo di azioni arriva dalle challenge online, le sfide che alla base delle quali c'è un desiderio di autoaffermazione, un desiderio esagerato di popolarità e di consenso online, sia in chi diffonde sia in chi accetta di partecipare, che incita i ragazzi ad aderire a sfide estremamente rischiose lanciate sui social, i cui esiti possono anche includere la morte. Quindi l'origine di queste sfide talvolta è quella di misurarsi con un limite che è tipico, un tipico meccanismo adolescenziale. In più, ovviamente, chi diffonde queste sfide sulla rete guadagna in popolarità, in consenso online, quindi i numeri dei like salgono e il ragazzo si sente rassicurato e quindi accetta di misurarsi con azioni pericolose come i selfie estremi che vengono scattati, l'ingestione, per esempio, una delle sfide è l'ingestione di tabs di detersivo, il blackout game e quindi, come dire, questa esigenza di autoaffermazione online che sostiene chi viralizza, chi mette in rete queste challenge e l'esito della morte non è esattamente conseguente a un suicidio vero e proprio. Poi ci sono le community di istigazione al suicidio vero e proprio, le community che si esprimono in gruppi Telegram o WhatsApp che offrono spazi di ascolto e mutuo supporto, quindi che garantiscono scambi comunicativi tra chi chiede e chi fornisce le informazioni perché, e questo è un dato importante, condivide lo stesso bagaglio di fragilità. Spesso in queste community chi dà consigli è altrettanto fragile di chi li riceve. Noi lo abbiamo visto per esempio su un altro campo, quello delle patologie alimentari, che chi dà consigli su come diventare anoressico è anoressico a sua volta e cerca in questo modo
patologico e sbagliato una vicinanza ai simili, a chi condivide la stessa patologia. Se andiamo ancora avanti, vediamo che uno degli ultimi casi trattati da noi, recentissimo, è l'oscuramento disposto dalla Procura di Roma di un sito internet che ospitava una community di oltre 17.000 iscritti, provenienti ovviamente da tutto il mondo, tra cui anche ragazzi legati dalla comune fragilità di cercare un supporto morale e concreto nel portare a compimento un'intenzione suicidaria. Cioè si cercava insieme, si cercavano consigli su come suicidarsi. Attualmente, avendo provveduto con un sequestro attraverso l'oscuramento, il sito non è raggiungibile dal territorio italiano. Noi come Polizia Postale spesso operiamo con questo sistema, cioè quando non possiamo lavorare su un sito che è attestato all'estero e quindi la nostra norma non è legittimata ad agire in un territorio che non sia quello italiano, noi chiediamo alle procure della Repubblica un sequestro tramite oscuramento, ossia ordiniamo ai provider italiani, quelli che ci danno la connettività, di rendere irraggiungibili quei siti attraverso dei filtri tecnici a livello di DNS, per cui l'utente italiano che digita e che tenta di arrivare a quel sito non può arrivarci perché i provider lo bloccano a livello del sito. Dalle indagini in corso è emerso il dato che i giovani non si conoscevano tra di loro, i giovani che poi in Italia sui quali abbiamo indagato, che è il decesso di due ragazzi molto giovani che sono purtroppo si sono suicidati per avere l'ingerimento di un preparato a base di nitrito di sodio. Non risultano essersi mai conosciuti tra di loro ed erano iscritti ad un sito frequentato da persone che erano in grado di fornire un supporto farmacologico e addirittura la dieta necessaria alla sostanza per sviluppare tutto il suo effetto benefico. Quindi casi altamente drammatici. Che cosa c'è a corollario di tutto questo? Gli adulti spesso ignorano l'esistenza di spazi della rete nei quali i ragazzi si scambiano esperienze di sofferenza e questo purtroppo è, come dire, un anello debole della catena educativa, perché manca la possibilità di tutela di questi ragazzi che vivono momenti o periodi prolungati di fragilità in cui la guida e la sorveglianza degli adulti sarebbe estremamente necessaria. Quindi abbiamo una sostanziale inconsapevolezza delle figure adulte di riferimento e quindi la conseguente mancanza di sorveglianza che aumenta decisamente il rischio per questi giovani. Vediamo che in circa il 70% dei casi di suicidio, questo ce lo dice la letteratura, così come l'analisi dei casi che ci siamo trovati a gestire, il 70% dei casi di suicidio le vittime esprimono a persone vicine o a conoscenti la loro intenzione di togliersi la vita, e per gli adolescenti e preadolescenti, come abbiamo in qualche modo già detto, la comunicazione virtuale è la comunicazione ed è estremamente significativa. Ne consegue che la dichiarazione di una volontà suicidaria sulla rete, su un blog, su un'app di messaggistica necessita di un intervento più che mai tempestivo. In questo senso noi abbiamo istituito una squadra specializzata dedicata al monitoraggio della rete e alla ricerca di spazi web che manifestino proprio contenuti pericolosi per i ragazzi. Negli ultimi 5 mesi noi abbiamo trattato 18 casi di minori che avevano manifestato intenti suicidari sul web. La nostra procedura di sicurezza prevede, perché dobbiamo sempre pensare che noi troviamo
un annuncio sul web. Dottoressa Ciardi, la invito a concludere per ragioni di tempo che prescindono dalla nostra volontà. Grazie. Va bene, quindi dico che è tutta un'analisi informatica per arrivare a chi ha manifestato quell'intento suicidario. Vado direttamente alle conclusioni dicendo che va benissimo unire e aumentare come dire, la pressione dello Stato, anche penale, su chi istiga a violenze, autolesionismo in modo cinico, ma in questo percorso va previsto anche un canale alternativo per coloro che vivendo lo stesso disagio, per quei giovani che vivendo lo stesso disagio cercano in rete una empatia con chi si trova nella stessa situazione. Mi spiego meglio: se l'istigazione, la violenza e l'autolesionismo va sicuramente perseguito in modo serio, va come dire, una volta di fronte a un adolescente che a sua volta ha consigliato su come portare a termine certe condotte per una forma di fragilità personale, in quel caso bisogna come dire, in qualche modo trasformare la pena prevista in una necessità di supporto psicologico, quindi di prevedere per esempio un obbligatorio percorso psicologico che aiuti il ragazzo ad uscire da un tunnel del genere. L'argomento meriterebbe un approfondimento molto più vasto, mi rendo conto che ci sono problemi di tempo per cui mi fermo qua. Sì, la ringrazio tantissimo e la invito a depositare note scritte in modo appunto che il suo intervento sia completo e possibilmente ci farebbe piacere avere anche queste slide. Comunque quelle che ha presentato sono sicuramente insomma registrate. Sentiamo adesso la dottoressa Monica Silvestrini dell'associazione Telefono Amico Italia, presidente della sede romana e consigliere. Buongiorno dottoressa, 10 minuti anche a lei. Buongiorno, grazie innanzitutto a tutti per questa opportunità. Lei mi ha già presentata, quindi faccio parte del Telefono Amico Italia. Una breve introduzione di questa associazione: è un'associazione di volontariato che dal 67 dà ascolto a chiunque provi solitudine, un momento di angoscia, di tristezza, di disagio emozionale e abbia il bisogno di condividere queste emozioni con una voce amica. Offriamo un servizio anonimo, indipendentemente da idee, da ideologie politiche o religiose. Risponde 365 giorni all'anno con circa 500 volontari che operano sul territorio nazionale. Il servizio è gratuito e attivo dalle 10 alle 24. Quindi la nostra tra le nostre missioni qual è? Essenzialmente soprattutto dare a chiunque si trovi in uno stato di crisi o di emergenza emozionale in qualsiasi momento la possibilità di trovare un volontario aperto all'ascolto e al dialogo, per noi strada necessaria per affrontare qualsiasi tipologia di problema. Quindi diffondere questa cultura dell'ascolto ad ogni livello, dare fiducia nelle capacità comunicative e nelle risorse personali di ogni persona. Crediamo quindi che alla luce di tale esperienza di oltre 50 anni possiamo quindi fornire delle informazioni anche tra l'altro suffragate dall'evento Covid che ovviamente ha compromesso le abitudini e che ci sono state in questo periodo. Tant'è che il Telefono Amico Italia ha riscontrato un incremento di contatti anche da parte di fasce sociali che non si erano mai rivolte al nostro servizio e che hanno espresso intenti suicidari dovuti appunto al disagio e alla precarietà sociale. Solo nel 2020 abbiamo ricevuto circa 86.000 telefonate, dove la richiesta di aiuto per intenti suicidari è pressoché raddoppiata. Circa il 90% delle chat tratta il tema del suicidio, perché noi oltre al telefono, che è stato lo strumento e il dispositivo iniziale, lavoriamo adesso anche attraverso WhatsApp e mail amica. Diciamo che nel caso appunto dell'istigazione al suicidio o all'autolesionismo, il nostro punto di vista
è che sia importante tanto determinare il peso della pena e quindi come perseguire gli istigatori, che ovviamente non è di nostra competenza, quanto non dire soltanto non si fa, ma anche aprire un dialogo per capire e supportare il fragile. Se io riconosco il fragile come una persona sofferente che va aiutata ad aprirsi e sostenuta, rendere la sua sofferenza visibile a tutti, socialmente riconosciuta e perciò da tutelare in qualche modo, significa sostenerlo non soltanto con una tutela normativa importante e necessaria, ma anche supportarlo con l'apertura al dialogo. Quindi se io amplio le possibilità di parlare di suicidio e autolesionismo, questo cessa di essere un tabù, come qualcosa di cui mi devo nascondere. E un po' questo ce lo riportava anche la dottoressa Ciardi negli esempi di persone, no, che poi vanno a incontrarsi tra fragili e istigatori per certi versi, perché è un tabù parlare di suicidio o di autolesionismo. Quindi è il momento in cui io non mi vergogno più di dire una cosa, ma è un qualcosa di cui posso parlare, in qualche modo se condivido un segreto lo alleggerisco e non mi devo più nascondere. Quindi un soggetto invece non sostenuto è un terreno fertile per gli istigatori. Quindi va bene tutelare la normativa, ma riconosciamo il fragile nella sua sofferenza. Se faccio luce e evidenzio l'esistenza del problema, tutto diventa molto più visibile. La società civile è più consapevolizzata e si sente tutelata. Quindi più campagne di comunicazione che spiegassero l'istigazione al suicidio, i suoi danni e come reagire, permetterebbero a chi oggi ne subisce gli effetti di acquisire una maggiore consapevolezza del fatto che non si è soli e si può reagire. Quindi riconoscere il soggetto fragile nella sua sofferenza lo rinforzerebbe nell'autoriconoscimento delle proprie capacità e si sentirebbe anche più forte nei confronti dell'istigatore. Parlando degli istigatori, necessaria certo la punizione, ma chi sono? Come trovarli? Se non li conosco, li posso punire genericamente, ma continuerebbero a nascere le altri. Secondo noi la forza degli istigatori sta anche nel fatto che del loro operato si parla poco e anche la vittima è restia a parlarne per paura proprio di esporre i propri problemi. Inoltre spesso anche l'odiatore è un fragile e che usa le parole come armi per lottare contro un suo disagio interiore. Quindi sensibilizzare i seminatori di odio, metterli di fronte agli effetti delle loro azioni e fare in modo che smettano, non tanto per paura della pena, ma perché ne sono convinti. Quindi le campagne di comunicazione potrebbero da un lato far sentire meno solo chi subisce parole di odio e dall'altro spiegare a chi le pronuncia l'effetto che potrebbero avere e perché è sbagliato pronunciarlo. Quindi rafforzare sempre più il dialogo con la vittima, che è una prerogativa basilare del volontariato, del quale peraltro vorrei rivendicarne diritto e forza. Credo di essere stata molto concisa, io avrei finito di esporre le informazioni. Bene, dottoressa, la ringraziamo e anche lei, se vuole, può depositare comunque note scritte. Grazie. Sentiamo ora l'avvocato Marco Scialdone di Altro Consumo. Buongiorno avvocato, 10 minuti anche per lei. Buongiorno presidente, grazie per l'invito a nome di Altro Consumo. Altro Consumo è un'organizzazione di consumatori componente del CNCU presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che vanta oltre 300.000 soci e fa parte di un gruppo internazionale che si chiama Euroconsumer, che ha le sue rappresentanze in 4 paesi europei più il Sud America. E naturalmente cogliamo l'occasione di oggi, l'invito di oggi, per prendere in considerazione l'importanza del provvedimento che si discute e che ha una finalità evidentemente di arginare la diffusione di contenuti online che istighino i più giovani a compiere atti violenti e di autolesionismo, e ovviamente rispetto ai quali non possiamo che esprimere tutta l'impegno dell'associazione nelle sue attività quotidiane per evitare che questi fenomeni non soltanto si amplino, soprattutto in una condizione come quella attuale dell'epoca Covid, post-Covid, in cui la presenza online si è evidentemente
ingigantita enormemente anche per i più giovani. Tuttavia, come nel documento che abbiamo trasmesso alla Commissione, non possiamo esimerci in questa sede da fare alcune valutazioni di tipo critico sull'impostazione della norma, in particolare per quanto fa riferimento all'articolo 3, e cioè quella disposizione che è rubricata obblighi a carico dei responsabili di strumenti informatici o telematici, che sostanzialmente mira ad introdurre una responsabilità per omissione colposa a carico del responsabile del sistema informatico o telematico che non effettui un monitoraggio sui contenuti presenti sulla piattaforma al fine di scongiurare il verificarsi delle fattispecie di nuova introduzione tanto nel 414 quanto nel 580 del codice penale. Ora, il primo aspetto che ci preme evidenziare è che questa disposizione, così come formulata, a nostro avviso presenta dei profili di contrasto molto forti con l'ordinamento comunitario, e laddove fosse approvata nella sua attuale formulazione sarebbe destinata evidentemente a una sua disapplicazione da parte del giudice nazionale che fosse chiamato ad applicarlo per contrasto con disposizioni comunitarie cogenti. In particolare ci riferiamo agli articoli dal 12 al 15 della direttiva cosiddetta e-commerce, cioè la direttiva 2031, che disciplina un regime particolare di responsabilità per gli intermediari della rete e per le piattaforme, e in particolare all'articolo 14 per quanto riguarda la responsabilità dei cosiddetti hosting provider, ossia quelle piattaforme che ospitano contenuti che non sono generati né tantomeno sotto il controllo editoriale della piattaforma stessa, ma che sono caricate dagli utenti e su cui la relazione introduttiva del provvedimento molto si sofferma. Da questo punto di vista, il regime che la direttiva comunitaria prevede per questi soggetti è molto preciso, e in particolare nell'articolo 15 si esclude categoricamente la possibilità che queste piattaforme possano essere sottoposte a obblighi generali di monitoraggio delle informazioni che trasmettono o memorizzano, o a obblighi generali di ricerca attiva di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Per cui introdurre a livello nazionale un obbligo di monitoraggio in questo senso sarebbe in evidente contrasto con il disposto dell'articolo 15 della direttiva, e come tale evidentemente genererebbe un conflitto che laddove trovasse caduta giurisprudenziale non potrebbe che portare il giudice nazionale alla disapplicazione della norma interna in contrasto con quella comunitaria. Nello stesso senso, peraltro, depone anche il disposto della recente direttiva 2018-1808, sempre dell'Unione Europea, che riguarda i fornitori di servizi media audiovisivi, e anche in questo caso si ribadisce che la salvezza degli articoli da 12 a 15 della direttiva e-commerce, si ribadisce il fatto che la responsabilità delle piattaforme non può sostanziarsi mai in un controllo ex ante o un infiltraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati. Peraltro, ferma restando la legislazione comunitaria vigente, come sapete c'è una proposta di regolamento avanzata dalla Commissione europea sui servizi digitali, cosiddetto Digital Services Act, che mira a sostituire la direttiva e-commerce nei prossimi anni, e sia pur introducendo delle diverse casistiche, il principio della direttiva e-commerce sull'assenza di un obbligo generale di sorveglianza è mantenuto, e quindi anche rispetto alla nuova regolamentazione in fieri della Commissione europea questa disposizione dell'articolo 3 a nostro avviso parrebbe porsi in contrasto con le disposizioni comunitarie. Se questo, diciamo, è il regime vigente e in qualche modo i confini che la normativa comunitaria consente di raggiungere, ci sia consentito anche di fare un'osservazione sull'equivoco, a nostro avviso, di fondo che anima questa disposizione, questo articolo 3, cioè non tenere conto dell'ontologica diversità tra le piattaforme di user generated content e i broadcaster tradizionali, perché la disposizione che prova a inserire un obbligo generale di sorveglianza e conseguentemente una responsabilità omissiva colposa sembra in qualche modo appoggiarsi su un'equiparazione tra queste due figure che sono completamente diverse. Nel caso del broadcaster tradizionale c'è evidentemente
controllo editoriale sui contenuti che vengono trasmessi, cosa che manca totalmente nel caso delle piattaforme user-generated content, peraltro un obbligo di monitoraggio preventivo che in questo caso sarebbe inesigibile perché impraticabile. Semplicemente basti pensare che, ad esempio, su una piattaforma come YouTube vengono caricati ogni ora, vengono caricate 500 ore di contenuti ogni minuto. Su Instagram, che è un'altra piattaforma molto utilizzata dai più giovani, vengono pubblicate sempre ogni minuto 350.000 stories. Su WhatsApp vengono scambiati ogni minuto 41 milioni di messaggi. Voi capite che questi numeri sono incompatibili con qualsiasi attività di monitoraggio preventivo da parte della piattaforma o di chi gestisce il sistema. Come anche la dottoressa Ciardi nella sua relazione iniziale ricordava, in verità esistono già strumenti che l'ordinamento appresta nei casi in cui ci sia una responsabilità della piattaforma rispetto ai contenuti che vengono veicolati e che porta alla disabilitazione dell'accesso al nostro paese attraverso un ordine impartito dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa indipendente competente per materia ai provider nazionali o nel caso in cui il sito sia presente all'interno del territorio nazionale attraverso il sequestro preventivo dello stesso. Quindi, fatte queste analisi, diciamo dal punto di vista di altro consumo, noi riteniamo che sia maggiormente ragionevole ed in linea con l'ordinamento comunitario creare dei canali di comunicazione privilegiati tra le piattaforme e le autorità per la segnalazione di nuove tendenze riguardanti contenuti inappropriati, con l'obiettivo eventualmente di aggiornare anche le policy di queste piattaforme perché siano sempre più puntuali rispetto alla cercare di prevenire determinate condotte da parte degli utenti, e allo stesso tempo valorizzare l'esistenza di strumenti di autoregolamentazione, quali possono essere ad esempio i protocolli di intesa siglati tra le piattaforme e le autorità indipendenti, penso soprattutto all'Agicom, che hanno dimostrato in questi anni di essere un validissimo strumento anche per affrontare queste problematiche, cercando di arrivare a una tempestiva individuazione e rimozione dei contenuti illeciti e svolgere al contempo anche un'attività educativa e di protezione soprattutto degli utenti di età più fragile in qualche modo e che necessitano ovviamente di una protezione particolare. Grazie per questa opportunità. Grazie Avvocato Sciatone, ovviamente abbiamo piacere eventualmente avere anche sue note scritte. Ora passerei la parola a Professor Gianfranco Oppo, sociologo, consulente scientifico dell'Osservatorio Territoriale Bullismo della città di Nuoro. Saluto con particolare affetto Professor Oppo in quanto è mio concittadino, nonché colui che mi ha fatto appassionare anche alla materia del bullismo e cyberbullismo. Prego, professor Oppo, anche a lei 10 minuti. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a lei, Presidente, grazie per le belle parole. Due note sulla mia attività. Ho iniziato a occuparmi di bullismo in tempi non sospetti, fin dal 96, con la supervisione del professor Dan Olweus dell'Università di Bergen, che è considerato il massimo esperto in fatto di bullismo a livello mondiale. Bene, sotto la sua supervisione con la cooperativa Lariso, di cui sono il vicepresidente, abbiamo condotto tutte le ricerche che sono svolte in Sardegna sul fenomeno del bullismo, quello tradizionale, quello in presenza. E siamo arrivati così ad accumulare un campione di circa 10.000 casi. Nel 2007 ho contribuito alla creazione e alla nascita dell'Osservatorio Territoriale sul bullismo e ho anche seguito con molta attenzione la sua trasformazione in cyberbullying, il fenomeno che tutti ben conosciamo e che ha introdotto tutta una serie di note di ulteriore gravità nei confronti del fenomeno. Attualmente faccio parte del gruppo di lavoro integrato della Regione Sardegna per il progetto SIA, che in collaborazione con il MIUR e l'Università di Firenze si occupa della prevenzione e gestione dei casi di bullismo e di cyberbullismo.
Mi sono un po' dilungato per dire che tutte le cose che io dirò sono frutto di un'esperienza 25ennale, quindi penso di conoscere abbastanza bene il fenomeno e spero di poter dare anche voce ai ragazzi, ai bisogni dei ragazzi che spesso vengono ignorati e tutto affidato a noi adulti con tutte le difficoltà. Ecco, io andrò per le vie brevi, non posso che esprimere la mia completa adesione alla proposta di legge, pur essendo consapevole di tutti i vincoli che sono stati estremamente descritti con chiarezza e dovizia di particolari da parte dell'avvocato Scialbone. Però io penso che sia arrivato davvero il caso, ancorché cadere nell'errore che si è commesso a suo tempo quando si parlava di bullismo soltanto quando il fenomeno varcava la soglia della nera, no? Per cui soltanto nel 2014 si è presa consapevolezza che esisteva una forma di bullismo che passava attraverso il web con l'episodio della scuola Steiner di Torino, o che non si arrivi tantomeno a dover aspettare che ci sia un'altra Carolina Picchio che si suicida. Siamo anche in questo caso, e spiegherò poi perché, leggermente in ritardo, quindi un'accelerata con tutte le cartelle, con tutte le modifiche necessarie dal punto di vista normativo, io penso che debbano essere messe in moto. Il mio punto di vista naturalmente di tipo psicopedagogico, ho cercato così di collocarlo a metà strada, a farlo galleggiare fra concezioni di tipo etico paternalistico alla Hegel, insomma, in cui c'è uno Stato che tutto controlla e tutto verifica, però anche in maniera distante rispetto all'atteggiamento rousseauiano, per cui i giovani sono dei bei fiori che vanno osservati, annaffiati ogni tanto e la loro crescita sarà spontanea. No, una presenza adulta, una presenza di norme che verifichino e controllino e pongano limiti a certi fenomeni, io ritengo che sia estremamente necessaria. Anche perché i casi che abbiamo in possesso in questo momento sono assolutamente esplicativi. Allora, se è vero che dopo il primo momento del lockdown c'è stata una caduta delle richieste, forse per paura di andare in ospedale o chissà perché, con la seconda ondata invece è accaduto che dall'autunno scorso ad oggi si è registrato un 30% in più di ricoveri per atti di autolesionismo e tentativi di suicidio, un 30% in più. Quindi questi dati vanno ad aggiungersi a quanto è stato detto dalla dottoressa Ciardi. Il 65% dei ragazzi che sono arrivati al pronto soccorso del Bambin Gesù a Roma da ottobre oggi hanno tentato in una percentuale del 65% di recarsi delle ferite, di procurarsi del male, financo hanno tentato anche il suicidio o perlomeno hanno messo in atto dei tentativi parasuicidari. È vero che il lockdown ha aggravato il problema, però è anche vero che il problema esiste da tanto tempo. Per esempio, nel 2015 è stata fatta nel Regno Unito una ricerca abbastanza importante sui siti internet, sulle chat, social network incitano al suicidio o al self-harm, come loro dicono e come si usa in letteratura internazionale. Ed è stato scoperto che c'è stata una crescita esponenziale di questi siti, tanto che un giovane su quattro fra gli 11 e i 14 anni ha affermato di aver visto o di aver cercato in rete immagini di ragazzi che si autoferiscono. Il 60% ha dichiarato di aver condiviso immagini e comportamenti autolesionistici sui social. Quindi tutti questi dati reclamano sicuramente un intervento da parte del legislatore. Dai dati raccolti dall'Osservatorio Nazionale sull'Adolescenza in una ricerca fatta nell'anno scolastico 2016-2017 su 8.000 studenti, un campione non clinico, e quindi fra studenti cosiddetti, fra virgolette, normali, gli ha affiorato che fra gli 11 e i 13 anni sono saliti al 18% i ragazzi che cercano di bruciarsi con le sigarette, con il ferro rovente, che si tagliano, tagliuzzano e lo fanno con estrema capacità.
sfuggendo allo sguardo degli adulti e soprattutto pigliando nota del fatto che se le lesioni avvengono in certi punti del corpo sono meno dannose rispetto a quelle che invece potrebbero avvenire in altre regioni del corpo. Il dramma è che, come è stato già detto, il 96% dei genitori è completamente all'oscuro del problema, così come i docenti. E fin quando non accade, come è accaduto nella mia esperienza, che l'autolesionismo è stato portato avanti nei bagni della scuola, innescando un processo imitativo per cui, per stare alla pari, per un processo di appartenenza, è difficile da stabilire che cosa, quasi tutta una classe ha iniziato a tagliuzzarsi pur di rendersi interessante. Così come esistono dei luoghi che tradizionalmente un tempo erano Facebook, ormai abbandonato dai giovani, un sito per vecchi, Instagram, Telegram, ma soprattutto ci sono tutta una serie di notizie che corrono con WhatsApp e storie di self-harm su Wattpad, questo taccuino misconosciuto al mondo degli adulti, in cui vengono raccontati con dovizia di particolari gli atti di autolesionismo e si danno consigli, si racconta. E si racconta soprattutto che l'autolesionismo ha la capacità di sedare l'ansia e ha la capacità di creare una sorta di anestesia psicologica importante. Quindi la corsa in questo momento così problematico di passioni tristi sta portando moltissime ragazze a convincersi che sia la panacea. Ci ho premesso due parole sul fatto che l'adolescenza oggi è considerata come che cosa? Una fase del ciclo della vita che è caratterizzata dai compiti di sviluppo e soprattutto dalla capacità di far fronte a questi compiti di sviluppo che qui rappresentano la crescita. Bene, queste capacità di compiti, di coping, come si dice in letteratura internazionale, possono essere funzionali o disfunzionali. Allora, funzionali significa che consentono al ragazzo di superare questi stadi, quindi anche un atto occasionale di autolesionismo di per sé non è estremamente grave se poi subentra un'altra fase di crescita, mentre invece è grave se è un fatto che si perpetua nel tempo e diventa quasi una forma per identificarsi, per assumere autonomia come affermazione di se stessi e soprattutto come appartenenza, quindi con quella capacità di contagio che hanno certi comportamenti e fra gli adolescenti. Il mondo adulto cosa può fare? O affianca il percorso di crescita attraverso una serie di cose e di opportunità che diano modo di agevolare questa crescita, oppure riempie questo percorso di trappole, di paesi di balocchi, di soluzioni scorciatoie, di luoghi non luoghi, di piazze esperienze virtuali che portano la realtà a essere molto simile a quella del Far West. Quindi sicuramente è molto importante che ci sia una norma in questo momento, anche perché è assolutamente è importante che oggi venga così sublimata quella funzione che è venuta meno di passer delle norme che erano costituite dalla famiglia e dalla scuola. Oggi è difficile trovare qualcuno che ponga dei paletti e che sappia pronunciare i fattidici no che fanno crescere. Io auspicherei che la legge una volta per tutte tolga di mezzo i vari soggetti, i vari curatori, così si chiama Namanamasi, no? Coloro che spingono a compiere le azioni più assurde. Spero che scompaiano i cattivi maestri come il 21enne Filippi Biudekin, il russo che veniva chiamato la volpe per la sua astuzia nella sua capacità di penetrare negli animi dei ragazzi, insomma. Vorrei finire e concludere citando un caso del 2017 quando un allora 23enne curatrice prendersi cura è molto suggestivo come termine curatrice della Blue Whale Challenge, dopo aver adescato una 12enne palermitana attraverso Facebook, e siccome non bastava Facebook attraverso Instagram, l'avrebbe obbligata agli atti di autolesionismo. Riferisco a tutto quello che è stato detto nell'istruttoria, nel capo di imputazione dal pubblico ministero
dottor Barilli, che cosa diceva e soprattutto come la minacciava: se sei pronta a diventare una balena devi inciderti yes sulla gamba, se non sei pronta tagliati molte volte per autopunirti, giocando sul senso di colpa che spesso hanno questi soggetti. Oppure frasi tipo: ora ti punisco, lo devi fare subito quello che ti dico, non deve passare così tanto tempo. E soprattutto le intimava: manda degli audio in cui dici che sei mia schiava e che della vita non ti importa niente, e quindi me la consegni. Ecco, arrivati a questo punto io penso che sia pleonastico usare altri termini, portare altri esempi e fare altri racconti rispetto alla sofferenza. Io auspico veramente, io non ho le competenze dell'avvocato Scialdone, però auspico veramente che si arrivi a definire un qualcosa che una volta per tutti impedisca che il web sia una giungla in cui non c'è nessuna regola. Insegniamo ai bambini a difendersi dall'uomo nero, a difendersi dalle insidie del deserto, dalla foresta pluviale, facciamo in maniera tale che imparino molto bene come si ci imbarcamena nella foresta del web. Grazie Presidente. Grazie Professor Oppo, veramente interessante, e anche per lei sia piacere di depositare una relazione scritta. Se ci sono domande da parte dei commissari, non so se c'è qualche collega anche in collegato via web. Se non ci sono domande, comunque chiuderei la seduta, anche perché dobbiamo aprire un'altra sulla legge Zan. Vi saluto tutti, arrivederci alla prossima, insomma, alla prossima occasione. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. Buongiorno.